Trading Floor, una nuova settimana in compagnia dell'analisi tecnica dei mercati finanziari. Non poteva mancare dall'analisi odierna il bancario con il titolo Intesa San Paolo. Poi passeremo al titolo di Asorin con il piano industriale snocciolato quest'oggi dall'attuale board. Come ogni mattina partiamo però con Piazza Affari. L'indice FTSE MIB tenta di smarcarsi al rialzo dai 21.000 punti, forte del segnale rialzista quale la violazione della trend line discendente ottenuta con i top del 16 maggio e 14 giugno scorso. L'indice italiano, nonostante il segnale di forza, si trova ancora all'interno del trading range formato dalle attuali resistenze statiche collocate a 21.165 punti. Per un primo e deciso segnale di forza occorre dunque attendere una rottura a rialzo di questo livello. Chi volesse valutare strategie rialziste sull'indice italiano potrebbe posizionarsi sull'indice a leva fissa con ISIN DE000HV4A2S9 e scadenza il 19 ottobre del 2018. Scopri il certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Quadro tecnico e miglioramento per il titolo di Asorin, forte dei massimi storici aggiornati solo venerdì a 72,80 euro. Quest'oggi apertura sopra i 72 euro, con la violazione della trend line ottenuta con i top del 15 giugno e 19 di giugno scorso. L'area compresa fra i 71 e 75 e i 72 potrebbe fare da supporto per scaricare le pressioni in rialzo e proporre nuovi acquisti sul titolo. In tal caso, gli investitori che volessero sfruttare le indicazioni rialziste e volessero posizionarsi sul covered warrant call con strike a 65 euro, scadenza il 14 dicembre del 2017 e ISIN IT00052-67130. Scopri i cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Riprendiamo il titolo Intesa San Paolo all'indomani del weekend caldo che ha visto la risoluzione delle due banche venete. Il titolo dell'Intesa San Paolo ha aperto con un gap rialzista sopra le ex resistenze statiche a 2,63, fornendo un vero segnale tecnico di rialzo che dovrebbe essere confermato entro la fine della settimana sopra ai 2,78-2,80 euro, dove andrebbe in chiusura il gap ribassista lasciato in eredità lo scorso 19 maggio. Una vera prova di forza sopra i 2,80 avrebbe nuovi allunghi con estensioni a 2,90 e 3 euro. Chi volesse valutare queste opportunità sul titolo Intesa potrebbe posizionarsi su leva fissa 2x con ISIN DE000HV4BM05 con scadenza il 22 giugno del 2018. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122.